Uno degli argomenti più intriganti di Elden Ring è sicuramente il crogiolo, misteriosa versione primitiva dell'albero madre nel quale si dice che tutte le forme di vita erano riunite. Ma quali segreti nasconde questo artefatto? Credo sia una delle poche volte in cui l'ispirazione reale del concetto spieghi pienamente il senso dello stesso nella lore di gioco, e per questo il titolo del video è in rosso e non in verde come al solito uso fare per i video su curiosità o ispirazioni. Per comprendere appieno la natura del crogiolo occorre iniziare con una digressione. Infatti il termine che lo definisce, simile in tutte le lingue, ci riporta ad una delle ispirazioni chiave di Elden Ring, l'alchimia. Il crogiolo di per sé è uno strumento di laboratorio utilizzato per il contenimento di composti chimici, che devono essere portati a temperature elevate per dar luogo a reazioni endotermiche e ai successivi cambiamenti di fase. In parole più semplici, esso è uno strumento in cui si mescolano delle sostanze per ottenerne tramite reazioni chimiche delle altre. In particolar modo, nella nostra disamina ci interessa il processo di fusione, in cui più elementi vengono fusi e miscelati insieme per crearne uno nuovo. Questo sembra esattamente il caso del crogiolo descritto in Elden Ring, un artefatto in cui tutte le forme di vita sono riunite, una forma di vita primordiale nel quale sono raccolte tutte le informazioni sugli esseri viventi dell'interregno. Qualunque fosse il suo aspetto a quei tempi, appare chiaro come sia alquanto insolito che una sorta di brodo primordiale sia apparso quando la vita dell'interregno era già ben sviluppata. Ma torneremo più avanti su questo, per ora cerchiamo di capirne il funzionamento. Secondo alcune descrizioni, sembra che fosse associata al caos, o meglio, all'indifferenziazione, alla mescolanza di caratteristiche indistinte di vari esseri. Qui è necessario inserire un'altra digressione alchemica, decisamente centrale per comprendere il vero significato del tutto. Il caos nel linguaggio alchemico è il simbolo dell'unità della materia, nonché della cosiddetta materia prima. Nelle procedure alchemiche, consapevoli che ogni elemento ha delle parti di caos al suo interno, si utilizza il crogiolo per riportare ogni ingrediente ad uno stato completamente caotico. Infatti, dal punto di vista pratico, ogni elemento da mettere sul crogiolo ha delle parti di caos in sé, essendo solo il metallo nobile la materia perfetta, priva di caos. Ogni sostanza precedente invece ne conserva una parte, una fase dello sviluppo che va dal caos verso il metallo perfetto, l'oro. In questo linguaggio simbolico il caos è sempre un passaggio necessario, quindi qualsiasi materia vada nel crogiolo, essa deve essere prima riportata totalmente a livello caotico. Questo passaggio è definito nigredo e rappresenta proprio la fase in cui la materia deve essere decomposta affinché ritorni ad uno stadio primitivo, cioè alla condizione del caos originario da cui tutto ha avuto origine. Dapprima occorre infatti distruggere gli elementi perché si possano ricomporre successivamente in una sintesi superiore. D'altra parte, come passaggio in termini simbolici, è anche l'origine del percorso verso la pietra filosofale, catalizzatore che permette di trasmutare i metalli vili in oro, nonché garantire la vita eterna. Appare quindi chiaro come il crogiolo in Elden Ring sia esattamente la stessa cosa, un catalizzatore di energia in cui essa si manifesta nello stato caotico in cui tutto è uno. Questa energia in un certo qual modo è stabile, visto che dall'interazione con essa nacque la progenie, essere mutati in modo grottesco dal crogiolo e successivamente utilizzati come schiavi dagli umani. Il crogiolo, come forma primitiva dell'albero madre, era la roccaforte dell'ordine della volontà superiore, tanto che Lord Godfrey aveva al suo servizio i cavalieri del crogiolo, temibili guerrieri forgiati dal potere di quelle tumultuose forze ancestrali. Tra di essi spiccavano Ordovis e Siluria, il primo armato di spada e con un elmo a forma d'ascia, il secondo in possesso di una lancia dalla forma d'albero e con un elmo che ricordava la forma della sua stessa arma. Tra il loro repertorio vi erano tutti gli incantesimi del crogiolo, con i quali era possibile evocare delle fiamme, una coda o un corno. Godfrey e i suoi cavalieri combatterono numerose guerre, e pian piano il crogiolo divenne l'albero madre, dal caos informe alla purezza dell'oro assoluto. La trasmutazione era compiuta. Infatti l'albero madre con il suo oro non è soltanto il catalizzatore del potere della volontà superiore, ma anche l'apparato attraverso il cui la morte e la nascita agiscono nell'interregno.
come un ciclo alchemico in cui dalla morte si giunge alla rinascita, processo nel quale dal caos si genera il metallo perfetto. Inutile sottolineare come questo processo sia stato reso possibile dal fatto che il crogiolo a suo tempo inglobò varie forme di vita dell'interregno. Infatti l'oggetto preghiera di Miranda recita: statuetta dall'aspetto di un fiore carnivoro antropomorfo, raccolto in preghiera. Si racconta che Miranda, dama del crogiolo fiorito, sia stata la prima della sua specie. I fiori carnivori quindi derivano dal crogiolo, e come esplica il loro nome, la funzione che adempivano era quella di assimilare altre creature. D'altronde, tornando alla domanda che ci siamo posti prima, se la vita nell'interregno esisteva già ai tempi del crogiolo, significa che per condensarla di nuovo insieme vi sono stati numerosi sacrifici, diverse vittime offerte al catalizzatore della volontà superiore. Infatti, come osservato in precedenza nel crogiolo alchemico, vengono disciolte delle sostanze già esistenti. Non contiene già di base le informazioni genetiche sulla vita. Credo sia ormai palese che la volontà superiore avesse piani controversi. Infatti, tramite l'albero madre si nutre dell'energia dell'interregno, probabilmente riassorbendo i corpi e le anime dei defunti. In ogni caso, nel tempo il potere del crogiolo venne considerato impuro e per questo disprezzato. Probabilmente abituati all'oro della perfezione, era difficile osservare il caos dal quale nasceva tutto. E ogni cosa relativa al crogiolo divenne simbolo di odio. I cavalieri del crogiolo, la progenie e probabilmente anche i presagi, legati a questo potere, divennero presto oggetto di scherno. Eppure nel tempo anche altre fazioni avevano appreso quel potere, come i Sacri Derma, che forse nella loro caccia agli dei cercarono di recuperare quell'energia un tempo perduta. Tuttavia il crogiolo, ma in generale il processo di morte e rinascita, era sempre stato parte del principio dell'albero madre. Le radici assorbivano l'energia dei morti e la chioma dorata dava loro nuova vita. Sfortunatamente però, seguendo le corrette descrizioni di oggetti come resina di radice, che non parlano del grande albero ma delle radici dell'albero madre, esse non sarebbero più collegate al fusto dello stesso. Questo rappresenta una rottura di quel processo alchemico, comprendente sia la legge del regresso, in cui le cose vengono portate a convergere verso il caos, sia la legge della causalità, in cui si arriva alla perfetta differenziazione. Sotto questo punto di vista, Marika potrebbe aver giocato un ruolo importante nel rendere il crogiolo oggetto d'odio. Dopotutto, per distruggere il gigantesco apparato della volontà superiore, era necessario partire dalla base, e non mi sorprenderebbe se la rottura dell'anello ancestrale avesse portato proprio a questo danno sull'albero madre. Senza le radici a nutrirlo, l'albero è destinato alla rovina. Così come il processo di trasmutazione dalla morte alla vita, dal caos alla perfezione dell'oro. Forse è stato proprio questo il vero danno inflitto alla volontà superiore spezzando l'anello ancestrale, e non mi stupirei se Marika avesse colto appieno il significato del tutto. D'altronde, tutto finisce come era iniziato, nella distruzione. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like ed iscriviti al canale. Inoltre, nella playlist di Elden Ring trovi tanti altri video su questo titolo.